modi di interpretare i personaggi, ci sono tante scuole, c'è la scuola francese, la scuola americana, l'arte studio, il metodo, la scuola russa, Stanislavski, la scuola tedesca, Bertolt Brecht, insomma ci sono tanti modi, ma non esiste in realtà un modo per farlo, ognuno deve studiare un po' tutti questi sistemi, cercare di capire qual è il miglior piacere che ha uno di raccontare le favole, insomma. La migliore scuola è il divertimento, appunto, di raccontare le favole, di inventarsi dei personaggi. Io mi sono inventato in passato molti personaggi, ho le figure di personaggi, perché mi sono ispirato molto alla natura facendo dei personaggi, e i musicisti si ispirano in senso alla natura, la natura vuol dire imitare, per esempio, un albero e prenderlo come un esempio, oppure imitare un animale e prendere come un esempio, oppure mettere insieme un animale, un albero, qualche altra cosa, insomma, io parto sempre dall'esterno, e poi arrivare a cercare l'anima, che è comunque sempre una costruzione, non esiste la verità